Ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo video di come si disegna. Oggi abbiamo disegnato Ponyo. Come lo vedete? Oggi abbiamo disegnato Ponyo di Ponyo sulla scogliera. Intanto grazie a tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo momento, quelli che si sono iscritti e che stanno guardando il nostro video, vero? Sì. Se vi piacciono i nostri video iscrivetevi al canale, mettete mi piace su questo video e suggeriteci nei commenti quello che vorreste che disegnassimo. Adesso vi facciamo vedere come abbiamo fatto. Il tuo è venuto bellissimo. Allora, scegliamo un colore. Io scelgo il bordeaux. Io scelgo il viola. Allora, per disegnare Ponyo cominciamo dalla testa e facciamo una testa così, guarda, così, poi facciamo una curva sotto così e torniamo su. Va bene, poi facciamo un cerchio per fare un occhio e anche un altro occhio. Poi facciamo due puntini per il naso. Brava, e poi una bocca all'insù così. Perché Ponyo non conosce tante cose, ha una faccia sempre un po' perplessa all'inizio. Adesso facciamo un puntino per fare l'occhio. E adesso facciamo i capelli. Per fare i capelli facciamo una ciocca di capelli così, una ciocca di capelli, una ciocca un po' più grande, una ciocca anche qua. Ponyo all'inizio non è tanto carina, lo diventa più tardi, quindi se viene un po' strana è normale. Che è una specie di pesce, vero? Sì. Allora. Brava. Adesso qua sotto Eva facciamo così, guarda. Un braccio, un altro braccio, qua gli facciamo la pancia così tonda tonda, brava, qua abbiamo la pancia che una parte diventerà bianca e poi abbiamo la gonnellina che tutta sotto fa così. Brava Eva. E adesso lo possiamo colorare. Allora, prendiamo un bel rosso per i capelli. Qua ce n'è uno, guarda. I vestiti e i capelli hanno più o meno lo stesso colore. Io farò una parte di capelli più rossa e un'altra più chiara. Ah, ok. Io poi uso il tuo rosso un po' perché il mio è troppo chiaro. Nel tuo è un arancione. Esatto, è più arancione che rosso il mio. E invece il mio è più rosso. Ricordati che la pancina si fa bianca.
Sì. Li faccio anche un po' rosa perché mi piace. Ma poi uso uno un po' più arancione. Anche se vado un po' fuori, vabbè. Sì, non importa. Perché io a volte faccio un po' veloce e vado fuori. Questo rosso si è un po' scaricato. Vabbè. Qual era l'arancione che hai usato tu? Era questa. Poi riuso il mio rosso. È un po' scarico. Beh, vabbè. Aspetta che te lo ricarico un po'. Ma intanto colora la testa. Cosa? Chiudi, chiudila. Puoi chiudere proprio ciò. Per la faccia io uso questo rosa per... Intanto poi lo lasciamo un po' così. Adesso lasciamolo un attimo che si ricarica. Intanto che io faccio la faccia, poi si ricarica un po'. Allora, coloriamo Ponio. Abbiamo quasi finito il nostro Ponio sotto il mare. Dopo faremo anche il mare. Ma no, non possiamo colorare tutto di blu. Perché? Perché si consuma tutto il colore poi. Intanto adesso posso usarlo un po'. Dopo che ho fatto... Sì. Va abbastanza bene. Almeno si è ricaricato. Io la gonnellina la farò un po' più chiara. Dov'è l'altro già? Lo chiudo che poi uso quest'altra punta che va meglio. È rosa la punta. Sì, perché si sta caricando. Bisogna lasciarlo un po' bene.
Adesso uso uno un po' più arancione. Sempre questo. Sì. Io dopo farò anche un po' di cuoricini. Faccio anche un po' di cuoricino. Bravo. Con il colore di bene. È un po' un arcobaleno. Il bordo per un cuoricino. Un po' il rosso per gli... l'altro cuoricino. Bello rosso. E l'altro? Vuoi farlo azzurro? Sì. E uno giallo? Sì. E l'ultimo lo faccio di questo marroncino. Ecco fatto. Guarda. Bellissimo, Eva. Brava.